Cristiano Piccinelli, Martuscello, a voi, buonasera. Applauso, ciao. Martuscello che ha deciso la prima vittoria in Serie A dell'Empoli sulla Lazio. C'era quasi riuscito anche stasera, ma è durata 40 secondi. Poi è stato difficile anche recuperare, perché forse quel vantaggio recuperato subito poi vi ha fatto cambiare l'inerzia del match. Sì, direi che l'osservazione è giusta. Insomma, la partita ci è sfuggita di mano nella reazione immediata del pari. Dispiace, perché comunque i ragazzi hanno fatto una partita di grande sofferenza, di grande impegno fisico, di grande concretezza, e peccato insomma aver portato a casa nulla. È preoccupato, i punti di vantaggio restano tanti, ma insomma la striscia negativa soprattutto qui in casa aumenta, questo alimenta anche un pizzico di preoccupazione per la questione salvezza. Io credo che qualsiasi allenatore sia preoccupato dell'andamento della classifica, dell'andamento della squadra. Noi sappiamo che per arrivare all'obiettivo ci si è prefissati all'inizio bisogna pedalare ancora e anche tanto, senza guardarsi quelle che sono le reazioni delle squadre che ci precedono, che ci sono dietro. E noi bisogna come obiettivo cercare di fare più punti possibili per arrivare a questa benedetta salvezza. E oggi la squadra nella sofferenza mi ha fatto capire che ci si gioca, abbiamo le carte in regola per giocarci. Martuscello vi ascolta. Domanda da parte di Pecci per lei. Buonasera Martuscello. Buonasera. Avete giocato sicuramente alla pari oggi, però credo che abbia detto bene Civoli nel servizio, insomma, perché un punto è sempre buono, ma il fatto che Palermo e Crotone continuano a perdere è già una bella vittoria, direi, no? Aiuta. Questo è chiaramente è un giochino che non mi piace partecipare, nel senso che io devo dare dei messaggi alla squadra che sono completamente differenti. Non bisogna guardare avanti, non assolutamente quelli che ci precedono. È chiaro che ci fa piacere che al momento in cui te non vinci, che non vincano anche gli altri. Sarebbe insomma da parte mia stupido non pensarla in questa maniera, però l'obiettivo che abbiamo bene in mente è di cercare di acchiapparle quelle lì che sono davanti, perché siccome quelle dietro vogliono pigliare noi, e allora noi bisogna pigliare quelle davanti. Massimiliano De Rozzi della Stampa. Massimiliano, buonasera. Come diceva, tutti dicono che ci sono già tre retrocesse a fine febbraio. Lei cosa dice ai giocatori? Che non è così. Noi 15 giorni fa se ne è avuta la prova, che come ci siamo sentiti un pochino fuori dalla mischia, sono presi 4 schiaffi, perché quella è stata una partita dove ci ha fatto capire che c'è tanta strada da fare e non bisogna assolutamente farsi condizionare a quelli che sono i discorsi populistici e giornalistici. Noi bisogna fare la partita, bisogna giocare le partite tutte alla stessa maniera, cercando di vincerne il più possibile senza curarsi di quelle che fanno dietro. Cadia Serra. E non è chiuso il campionato assolutamente. Cadia Serra per lei, abbiamo capito il concetto, vai Cadia. Buonasera Martuscello. Io le chiedo, spesso vedo che subite gol con degli errori individuali piuttosto grossolani. Allora chiedo da parte sua come gestisce magari questi momenti all'interno dello spogliatoio e come si può migliorare sotto questo aspetto. Quando si subisce gol è chiaro che ci sono degli errori che possono essere anche sia individuali e di concetti di collettivo. Purtroppo nelle ultime due partite ci si è messo molto del nostro e siamo così a commentare sconfitte. Nel calcio ci sono gli errori e reagire a questi errori con la giusta voglia di ritornare il martedì al campo, di fare le giuste osservazioni e cercare di migliorarsi il più possibile. Mario Sconcerti, una domanda per Martuscello? Sì, molto breve e con scuse iniziali, perché io vado un po' controcorrente rispetto al suo pensiero. Io ho visto una Lazio abbastanza più forte, direi nettamente più forte dell'Empoli. Non ho visto tanti errori dell'Empoli, ho visto una squadra più forte. Ecco, vorrei sapere da lei dove sbaglio. No, non sbaglio assolutamente. Noi con queste squadre qui, secondo me, c'è poca partita. E questo gap che si evidenzia lo puoi fare solo se, insomma, parlo di noi, lo si può solo cercare di assottigliare nella maniera di reagire, nel reagire in una maniera collettiva.
È chiaro, contro queste squadre qui, Lazio, Inter, Juve, Roma, non c'è partita non soltanto per l'Empoli, credo, per le tre che sono sotto e anche per le due o tre che ci sono appena due o tre punti davanti, sono troppo più forti di noi. Le chiedo un secondo di stare lì perché abbiamo anche Ciro Immobile con Sara Meini e abbiamo Peppe Iodice, quindi questo triangolo campano, un secondo solo perché chiedo a Ciro un minuto di pazienza perché Peppe Iodice deve fare una domanda a Martuscello, quindi sii cortese, aspetta lì, vai. Ciro, ci pazienza un attimo. Allora, Martuscello, Peppe Iodice è il corriere di casa Micciola. Ti volevo chiedere una cosa, non c'entra niente nella partita, però io sono troppo preoccupato e solo tu mi puoi risolvere il suo dubbio. Tu che conosci bene Maurizio Sarri, secondo te, però dimmi la verità, come ha reagito lui veramente dentro dopo le esternazioni di De Laurentiis al Bernabeu? Dici la verità. Poco diplomatico. Cioè... Gli girano parecchio. Sì, ha ragione però. Secondo me sì. Secondo me tanta ragione. Purtroppo, grazie Martuscello. A volte si dicono delle cose che non fanno bene. Sono tutti i vantaggi che si danno alle squadre tipo Juve, tipo Roma. Sono d'accordo con te. Ci vediamo sempre. Maurizio è una persona straordinaria, è un allenatore molto molto competente. Condivido. Va bene, allora, se condivide va bene così. No, c'è Immobile, siamo via Immobile. No, io. Ci vediamo a Ischia tutti e tre, arriva a destra se state. Martuscello, io da Immobile. Vabbè, allora liberiamo Martuscello, ok? Immobile dopo mi dico, no, vabbè, io non so. Andiamo a Inzaghi, dai. Non le ha avute. Chiedo un Piccinelli. Vai Cristiano, vai. Eh sì, stavo parlando con Simone Inzaghi perché finalmente possiamo dire la produzione offensiva della Lazio ha portato a un successo netto, quindi c'è soddisfazione anche perché ha azzeccato le scelte fuori Milinkovic-Savic, dentro Keita che decide la partita. Ma sì, insomma, siamo contenti perché abbiamo vinto su un campo non semplice, secondo me giocando un'ottima gara, però insomma... Primo tempo, a parer mio, giocato benissimo, non puoi chiuderlo sullo 0-0, quindi... Dovevamo essere un po' più attivi e poi mi prendo questa ottima reazione della squadra perché siamo stati bravi a reagire, a vincere una partita non semplice. A questo punto del campionato la corsa per l'Europa si fa davvero intricata perché l'Atalanta non molla, dietro in secondo Milan Fiorentina, poi c'è l'Inter. Le percentuali di piazzamento europeo secondo Simone Inzaghi della Lazio? Ma no, insomma, al di là delle percentuali secondo me conta il campo. Noi dobbiamo continuare a giocare in questo modo e cercare di acquisire un pochettino quella cattiveria in più che ci manca, perché secondo me le ultime 5-6 partite le abbiamo a livello di prestazione le abbiamo fatte molto bene, poi ci manca qualche punto che abbiamo perso strada facendo, però insomma secondo me giocando in questo modo la crescita sarà continua e ci toglieremo soddisfazioni. A voi studio. Sì, guardi, Inzaghi prima parlando Massimiliano De Rozzi le ha donato un particolare Oscar che credo lei farà piacere, no? Massimiliano De Rozzi è l'inviato della stampa, prego Massimiliano. No, avevano chiesto dove poteva arrivare la Lazio, se continua così secondo me Simone Inzaghi è l'allenatore rivelazione di questa stagione. E, no, le voglio chiedere una cosa, fino a stasera eravate la squadra che tirava più in Serie A nel 2017, però avevate fatto 10 gol, è stato questo il problema principale secondo lei fino a qua? Che non concretizzate tutte le occasioni che costruite? Ma sicuramente, innanzitutto la ringrazio del complimento, insomma, però sicuramente è il nostro crucio perché dall'inizio dell'anno che giochiamo molto bene a calcio, che facciamo ottime prestazioni, poi costruiamo tanto, magari sbagliamo l'ultimo passaggio, troviamo dei portieri in stato di grazia e purtroppo abbiamo perso qualche punto per noi importantissimo, però come ho detto ai colleghi precedentemente, secondo me giocando in questo modo noi continueremo a crescere, insomma siamo dal quarto al sesto posto dall'inizio dell'anno, siamo nelle quattro nelle finali di Coppa Italia, siamo contenti, ma a parer mio, essendo una squadra giovane, possiamo ancora crescere. Può crescere ancora tanto Immobile che ci ascolta? Non glielo dovevo dire. Immobile, secondo... Potevo farne... Secondo me Immobile
è già cresciuto, insomma, è un giocatore che, come ho detto prima anche ad un'altra emittente, un giocatore che ho voluto fortemente quest'estate, perché sapevo che per noi sarebbe stato importantissimo. Poi, al di là dei 13-14 gol che ha fatto, insomma, al di là di quello è le prestazioni, perché è un combattente, è un ragazzo umile che lavora settimanalmente e che al di là dei gol realizzati, che sono tanti, fa un grandissimo lavoro. Anche domenica col Milan magari avevo sentito poche, però essendo a Roma qualche volta ci stanno, qualche critica ingiusta nei suoi confronti, perché a parer mio contro il Milan aveva fatto un'ottima gara, si era procurato rigore, aveva fatto tutte e due le fasi sia offensiva che difensiva nel migliore dei modi. Lui per noi un valore aggiunto, deve continuare a lavorare, ma penso che non ci siano dubbi. Ed eccolo qui con Sara Maini. Sara, sei con Immobile che ha sentito. Ciao Sara, buonasera. Ciao Marco, buonasera a tutti. Ciro, qual è il complimento? Salutiamo Inzaghi intanto, così vi lasciamo Immobile. Fare da Inzaghi. Salutiamo Inzaghi, che succede? Buonasera a tutti intanto. No, che sono un ragazzo umile, questo è il punto principale alla fine, ma cerco di esserlo soprattutto prima nella vita e poi nel calcio, perché è importante. Poi al di là di uno può giocare bene o male, questi sono i complimenti più belli, anche fatti dalle persone quando incontri per strada. Poi il mister, ho un ottimo rapporto, una persona che stimo tantissimo e ringrazio tanto per le parole che ha detto verso di me. So che capisce il mio impegno e tutto, e quindi significa che il lavoro ripaga e viene visto da chi se ne intende e chi capisce. 13° gol in campionato, eppure si parla ancora di mancata concretezza per la Lazio, ma quanto è importante la vittoria di oggi? Importantissima, sì. Sono contento dei miei 13 gol, che a volte sembrano pochi perché quelli davanti vanno veramente fortissimo, quindi però sono felice perché soprattutto quando servono alla squadra a raggiungere obiettivi, la vittoria o il pareggio come quello di oggi, quindi abbiamo sono Ciro. Contento per la squadra perché ha lavorato tanto e bene. Abbiamo dei numeri, sappiamo che voi calciatori i numeri personali li vedete, giustamente, il vostro lavoro, e abbiamo Giacomo Zanetello che ha dei numeri su di te, delle statistiche. Sì Ciro, perché forse non lo sai, ma con questo gol all'Empoli, l'Empoli è la 24esima squadra che ha segnato in Serie A su 27 affrontate. Mancano solo Fiorentina, Carpi e Siena. Fiorentina magari puoi farlo, Carpi e Siena quest'anno no. E il gol che hai segnato è il gol del pareggio più veloce di questo campionato, 66 secondi dopo quello dello svantaggio. Lo sapevi? No, sono statistiche importanti, mi piacciono. No, il fatto che hai segnato a tutte quelle squadre, ad esempio, credo sia una bella soddisfazione, giusto? Sì, sono soddisfazioni, è storia della mia carriera, che ovviamente mi porterò dentro quando smetterò di giocare, e a quello alla fine servono le statistiche. Senti, ti faccio una domanda rapida, poi ti lasciamo andare. Hai parlato prima di quelli che stanno sopra, corrono molto, Dzeko, Higuain, Mertens, manca un po' ma neanche tanto. Come vi state preparando a questi tre derby che arriveranno? Perché sappiamo, insomma, che a Roma hanno un'importanza clamorosamente alta, clamorosamente importante. Vai. Sì, è vero, hanno un'importanza grande. Adesso sicuramente penseremo all'Udinese, perché non è bello perdere punti in casa, veniamo da una sconfitta e un pareggio, quindi vogliamo tornare a vincere. Poi dopo i 90 minuti con l'Udinese ci dedicheremo al 1000% a questa partita importante. So che i tifosi ci tengono tanto, oggi erano in tantissimi, ci hanno sostenuto dall'inizio alla fine e sarebbe bello regalargli una gioia. Ciro, ciao, sono Eroff della Stampa. Sì. Senti, Nainggolan ha detto che sicuramente la Roma vince tutti e due i derby di Coppa Italia. Cosa gli rispondi? Ha detto anche che è più bello di te, ha detto Nainggolan. No. Che si devono giocare i derby, prima di vincerli con le parole, si devono vincere in campo. Grazie. Posso dire una cosa finale? Ciro, siamo in ritardo. La curiosità soltanto, hai sentito Lorenzo dopo il gol a Madrid? Guarda, l'ho sentito stamattina. E che ti ha detto? Dimmi la verità, che ti ha detto? No, mi ha detto di fatti i sord. Questa è bella. Grazie. Ciao Ciro. Grazie. Allora, ciao, Ciro Immobile ha giocato nel Torino.